Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy. E benvenuti in un nuovo video chiacchiera e analisi di mercato. Ragazzi, una cosa al volo: questa settimana per tutto aprile anche usciranno solo i due video a settimana, semplicemente perché siamo distrutti dal lavoro, si va per il quarto mese di lavoro di fila senza pausa, aspettiamo il pontozzo con ansia, per cui doppio lavoro e tre video a settimana per il quarto mese di fila non ce la facciamo, abbiamo bisogno di un po' di tempo per noi, per cui poi a maggio, dopo il ponte, riprenderemo a fare tre video a settimana. Sto mese qua va così. Questo video è importante perché vogliamo capire con voi quelle che sono le scelte che fanno i gamer su PC. Visto che il mercato PC è in subbuglio siderale in questo periodo, è un anno veramente importante perché comunque c'è stato l'uscita dell'RTX, l'abbassamento dell'RTX e uscirà Vega fra poco, per cui Navi, non Vega! Devi pensare a Salvini quando pensi alla nuova architettura AMD. Chi è che l'ha fatto quel commento? Gli darei un bacio. Cazzo. Ti invitiamo qua in un video, cazzo. Ci sono state altre due GTX che abbiamo visto nelle settimane scorse. C'è stata la Radeon 7. In generale il mercato GPU si è rimpolpato un pochettino. Ma effettivamente, per quelli che sono i dati che potremmo andare ad analizzare e che sono pubblici, diciamo, qual è la distribuzione di GPU dei gamer? Quali sono le prime tre GPU più utilizzate dai gamer? Prima di andare avanti nel video, vediamo se avete il coraggio di farlo veramente. Commentate qua sotto quali sono secondo voi le tre GPU più utilizzate dai gamer ad oggi. Ce ne accorgiamo se commentate prima. URCDK è un sito che vi permette di recuperare chiavi di attivazione per software o videogiochi a prezzi scontati. Sul portale troverete codici per Steam, Origin, Uplay, ma anche Xbox e PlayStation, parlando di videogiochi. Ma anche chiavi di attivazione per Windows e per il pacchetto Office, a partire da 12 euro per una chiave OEM. Sul sito trovate anche una sezione dedicata alle offerte del giorno, una raccolta di 10-20 deals tra giochi e software. Oltretutto, se fate shopping qui, potete usufruire del nostro codice sconto del 20% sui software, inserendo PD20 durante la conferma d'ordine. O del 3% su codici dei giochi, inserendo PD3. Ad esempio, portate a casa il nuovo Anthem a poco più di 40 euro. Quindi ragazzi, dateci un'occhiata e fateci sapere cosa ne pensate di questa collaborazione, ma ora torniamo al video. Allora, noi i dati arrivano parzialmente. Nvidia, ad esempio, ci ha detto che 2/3 delle GPU che ha sul mercato sono sotto la 960. È un dato così un po' indicativo. La piattaforma più generica per confronto che abbiamo, quella più diffusa ovviamente, è Steam, perché ovviamente Steam racchiude la maggior parte dei giocatori PC. Chi è un gamer, si definisce un gamer e gioca su PC, per forza Steam installato, è una cosa che, cioè, non può andare di contrario, cioè infatti, Steam è il PC gaming. È impossibile. E come sapete, appunto, su Steam è possibile, diciamo, visualizzare l'hardware in possesso di giocatori, o meglio, Steam chiede, diciamo, che cosa state utilizzando, ma lo rileva in automatico anche che cosa state utilizzando di base sul vostro computer. Quindi abbiamo dei dati che sono aggiornati chiaramente al mese scorso, quindi a marzo, secondo i quali appunto possiamo avere una panoramica generale di tutte le GPU utilizzate in questo momento, o perlomeno quelle che sono pubbliche e che Steam può analizzare. La terza scheda video più diffusa su Steam è la 1050. E vabbè, e questo va da sé comunque. La 1050 comunque è in commercio da qualche anno a questa parte, quindi fino a qualche tempo fa era probabilmente il primo passo per entrare veramente a giocare al computer. Non costava tanto, anzi costava poco, diciamola proprio come dovrebbe essere detta, ed è normale che sia così diffusa proprio per questo, perché come sapete bene o male le persone come noi che acquistano GPU da centinaia e centinaia di euro sono poche. La seconda GPU, ragazzi, ovviamente è la normale evoluzione della 1050, cioè la 1050 Ti. Anche questa negli ultimi anni è sempre stato quasi il best buy, perché il best buy chiaramente è la dopo. Più acquistata. E diciamo che è la scheda che di ingresso, però con già un minimo di senso per il Full HD, scheda che ovviamente come la 1050 già da qualche periodo è assolutamente inconsigliabile per l'acquisto, perché le rivali AMD sono nettamente più prestanti a parità di prezzo. E la prima posizione non va all'RX 580, ma va alla 1060. Sì, in questo momento storico leggo
testualmente, il 15,58% dei giocatori Steam utilizzano una GTX 1060. Nel marzo 2019. Allora, possono esserci diverse chiavi di lettura. La quarta è una 1070, prima di trovare un AMD troviamo una 580 ben giù e ci apre dopo le prime 10 posizioni. Ci apre delle chiavi di lettura che possiamo analizzare in diversi modi. Innanzitutto dobbiamo partire dal fatto che AMD non è Nvidia, che AMD credo che a parità di prodotto non avrà mai il successo di Nvidia, come un Xbox a pari prodotto non avrà mai il successo di una PlayStation, e l'abbiamo visto anche con Xbox 360, quella è stata chiaramente una gen, a mio parere, di Microsoft, eppure ha venduto più PlayStation. Perché quando il brand è così forte su un prodotto, quando addirittura chiami devo comprare una scheda video, devo comprare la nuova Nvidia, quando devo comprare una console non dice console, devo comprare una PlayStation, devo comprare un telefono, devo comprare un iPhone, quel brand è talmente forte che diventa difficile compararsi. Per cui anche a parità di prezzo, se non ci siamo gente come noi o altri su YouTube che cerchiamo di fare più informazioni, dire no guardate che AMD, come nelle configurazioni che abbiamo fatto, ragazzi, è sotto i 300 euro, è imbattibile, dovete comprare AMD, la situazione non si schioda. L'altro parametro interessante da analizzare è il fatto che noi parliamo a tipo il 20% del pubblico totale del mondo. 20% è già tantissimo, eh! Esatto, perché comunque la maggior parte del gaming su PC viene anche da portatili con Intel, perché la GPU più diffusa al mondo sono quelle Intel, perché ovviamente sono quelle integrate nel processore, per cui ovviamente giocano ai dettagli che giocano, che giochi un po' così, magari qualche gioco su Steam un po' Dota o altri che possono essere giocati con quelle anche tipologie. Perché ricordiamo che comunque su Steam non ci sono solo i AAA, esatto, che, di cui parliamo spesso, ci sono tantissimi giochi che vanno dalle richieste più modeste alle richieste più onerose, quindi diciamo che la varietà di GPU è chiaramente data anche da questo fatto, cioè se giocate su PC non giocate per forza di cose a Fortnite da una parte o per forza di cose a Metro Exodus dall'altra, cioè ci sono un sacco di vie di mezzo, un sacco di alternative. Oltretutto il fatto che quelle schede, la generazione 1000, ragazzi, è stata una generazione proprio l'epopea del PC gaming. Devastante. È stata l'epopea del PC gaming. Il fatto che però AMD non entri neanche nell'RX in un dettaglio, almeno che sia il 5%, o almeno il 3%, il 2%, o il 4%, è una cosa che un po' mi turba, perché ormai è già qualche tempo che è così, mi aspettavo a marzo 2019 un aumento sensibile, anche se in positivo, l'RX 580, però non è così sensibile. Anche perché comunque l'RX 580 è tra chiaramente le prime, diciamo, 20 schede più utilizzate, ma se scendiamo l'RX 570 neanche si vede. Piuttosto c'è una 480 che è più in alto di una 570 eventuale, e ora come ora la 570 è un top acquisto. Ora come ora, più che altro nei mesi precedenti a tutti questi lanci accaduti nelle ultime settimane, era comunque una scheda a bassissimo costo che dava delle prestazioni ottime, ben al di là di una 1050 Ti, per dire. Comunque queste erano le prime due riflessioni che abbiamo fatto su questa classifica. La terza riflessione è che il mining ha veramente fatto un danno al PC gaming gigantesco. Raccogliamo solo adesso i cocci, un PC gaming che non era assolutamente paragonabile al gaming console, e invece adesso ci sono i paragoni, a volte sono anche a vantaggio delle console su alcune fasce di prezzo, per cui diventa veramente difficile e odioso pensare che quei due anni sono stati persi e abbiamo perso sviluppo e prodotti a vantaggio di un qualcosa che sinceramente ha solo danneggiato quello che è l'appassionato del PC gaming. Yeah. Oltretutto anche politiche commerciali dovute a stock fatti per il mining hanno devastato i prezzi. Infatti l'RTX ci sono in classifica, ma tutte insieme non raggiungono l'1%. No, lo raggiungono, ma lo superano di pochissimo, proprio pochissimo. E tra l'altro ci sono delle incongruenze, almeno dal nostro punto di vista di mercato, dove la più acquistata RTX è la 2070 in questo momento, e la 2060 arriva solo al terzo posto, dietro addirittura la 2080. E qua apriamo l'ultimo dibattito che va un po' a prendere in esame i dati. Negli ultimi mesi, questi qua sono dati di Steam, per cui quello che era rappresentava il PC gaming, ho detto il passato, perché negli ultimi mesi innanzitutto c'è sempre stata più attenzione da parte delle persone sulla privacy, per cui questi dati vengono rilevati ovviamente con l'autorizzazione dell'utente, che ultimamente magari
non vuole più dare, perché esatto, non vuole farlo. Perché c'hanno tutti paura di sta privacy, come se tutti quanti volessero rubarci tutta la vita che è a nostra disposizione. E però lo fanno, cioè. Lo fanno anche, però preoccuparsi addirittura di rilevare, far rilevare l'hardware a Steam mi sembra veramente una preoccupazione esagerata. Però è una cosa che io rispetto, perché è una scelta ci che sta, delle, fa parte della libertà, per cui io non giudico questo tipo di cose, perché secondo me sono sacrosante e sono diritti. La seconda cosa è che Steam non rappresenta più il PC gaming, perlomeno negli ultimi mesi, perché nel momento in cui parliamo di Steam in questo momento, io ho due giochi più importanti, quelli che fanno 200 milioni di giocatori insieme, che l'utenza intera di Steam in questo momento, non sono su Steam. Sono uno su Epic Games Store e l'altro su Origin. Origin fa schifo, eppure c'è il gioco lì, non è quello il punto. Il punto è che molto probabilmente la verità dei fatti è questa, cioè chi ha rifatto il PC magari si è preso la 2060 e Steam non ce l'ha neanche. O non l'ha neanche aperto negli ultimi mesi, appunto, perché l'ultimo gioco valido e comunque che ha fatto un pochettino di eco mediatica non negli valido, ultimi mesi. Che ha fatto eco mediatica, che ha fatto eco mediatica, giochi validi ne escono tanti. È Sekiro che gira su Steam effettivamente, mentre tutte le altre uscite di cui abbiamo anche parlato tra l'altro più volte qui sul canale o sono su Uplay o sono su Origin o sono in esclusiva su Epic Games Store. E infatti, per cui anche lì questo è un primo parte di un video e faremo una seconda parte di un video dove analizzeremo questo problema o presunto tale degli store nel mercato PC gaming, perché secondo me è giusto anche parlarne e arrivare ad un punto. Comunque questo dà un po' l'impressione di quello che è questa classifica, del fatto che Steam sta perdendo rilevanza nel tempo, che oggettivamente può essere non aggiornata per la reale quantità di schede video disponibili. Chiaro. E di PC gaming disponibili. Inoltre, essendoci anche state presentazioni come le GTX 1660 e 1660 Ti, può anche essere che questa classifica vada aggiornata col tempo, almeno possano conquistare qualche punto percentuale nel mercato, visto il prezzo, visto il posizionamento sul mercato, eccetera eccetera eccetera. Ma visto che avete commentato a inizio video, per farci sapere se avete commentato veramente adesso, modificate quel commento e fateci sapere che cosa ne pensate di tutto questo discorso. Esatto ragazzi, quindi vi ricordo e vi rimando alla parte 2 del video, dove faremo l'analisi dei nuovi store del PC gaming e capiamo quello che è secondo noi l'opinione e come andrà a finire tutta sta storia. Per cui alla prossima ragazzi.